le politiche pensionistiche, le possibilità e le condizioni di collocamento sul mercato del lavoro, le dinamiche formative, la crescita del PIL, i piani di risanamento delle regioni e l'invecchiamento della popolazione. Il progetto si muove nel solco della normativa incentrata sul suddetto decreto legislativo del 1992 e vede il coinvolgimento di molti soggetti istituzionali, quali ministeri, regioni e province autonome, Federazione Nazionale degli Ordini e collegi professionali. L'importanza del tema trattato e delle ricadute in termini di offerta di prestazioni sanitarie, di politiche occupazionali, nonché di formazione degli operatori sanitari, richiede ovviamente il più ampio coinvolgimento di tutti gli stakeholder che sono stati coinvolti in questo progetto pilota. Grazie, sottosegretaria. Adesso il deputato Raffaele Calabro ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. 5 minuti. Grazie Presidente, grazie Sottosegretario. Parzialmente soddisfatto. La complessità che lei stessa ha illustrato in tutte le sfaccettature che un problema del genere solleva ci dice sicuramente come il problema non è di facile risoluzione e questo e ne apprezzo dalla risposta che ricevo questa mattina che una strada si è avviata attraverso la costituzione di tavoli di lavoro. La perplessità mi rimane sulla metodologia, un po' che mi sembra che sia utilizzata. Distinguere in maniera netta quello che viene dalle regioni, quello che viene dal Ministero della Salute, quello che viene dal Ministero dell'Università, dal MIUR, mi sembra una soluzione sbagliata, perché noi abbiamo di fronte due aspetti. Uno è quello dell'accesso alle facoltà di medicina, l'altro è la possibilità di lavoro di queste persone che non possiamo illudere di trovarsi in un mercato completamente aperto, ma si troveranno in dei canali molto segmentati. E oggi invece questo dialogo mi sembra che esista molto relativamente. Sappiamo bene come nell'ultimo anno è stato ridotto di 500 posti il numero di accessi alla facoltà di medicina, ma siamo sempre a livello di 9.500 ragazzi che si iscrivono alla facoltà, a fronte di un'occupazione che viene prevista in maniera un po' disomogenea da varie analisi che vengono fatte, che può essere sui 6.000-7.000 o che può essere molto più ampia di qua a 10 anni. Ma qual è l'analisi che è stata fatta? E mi sembra che ancora nel metodo di lavoro che viene proposto viene riproposta e riconsiderata. Consideriamo l'attività sanitaria così come sta andando avanti, vediamo quali sono i pensionamenti, vediamo quali sono le economie che possiamo mettere in bilancio per questo tipo di attività e ci rendiamo conto di quali saranno il numero di specialisti, di quali saranno il numero di medici in medicina generale di cui abbiamo necessità. Io non penso che sia questa la strada. Io penso che la medicina è cambiata. Penso che non possiamo andare sulle specializzazioni storiche, penso che non possiamo andare sui pensionamenti, perché se noi consideriamo i pensionamenti di specializzazioni che oggi hanno una ridotta attività, sbagliamo e non consideriamo magari specializzazioni che oggi sono attualmente in fase di crescita. Se non consideriamo che la medicina, che ormai la salute è rivolta prevalentemente a soggetti anziani, a cronicità e non ci rivolgiamo alle esigenze del territorio, aumentando anche tutto quello che deve servire per i medici di medicina generale, sbagliamo, perché il sistema salute è cambiato. Perché bisogna andare verso il territorio, bisogna capire qual è il ruolo invece dei singoli ospedali. Allora tutto questo va rimesso a regime e non basta, signor Sottosegretario, che noi consideriamo le nuove figure, il numero degli odontoiatri, dei farmacisti. È una fettina rispetto a un mondo che sta cambiando e che invece dobbiamo analizzare nella sua completezza. Noi oggi stiamo rischiando di portare alla facoltà di medicina, qualche volta addirittura con dichiarazioni che bisogna aprire l'accesso senza più un numero limitato per le facoltà di medicina, portare un numero di ragazzi che si illuderanno domani di fare i medici, ma avranno una sottoccupazione molto pesante che sarà una delusione e un insuccesso per la sanità di questo Paese. Grazie. La ringrazio. A questo punto.
tutto. È così esaurito lo svolgimento dell'interpellanza e delle interrogazioni all'ordine del giorno. Sospendiamo a questo punto la seduta, che riprenderà alle ore 12 con il seguito della discussione del testo unificato e delle proposte di legge recanti modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di quel decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159, e al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni delega al governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. La seduta è sospesa.